Alla terza giornata finalmente esultano Real Giulianova e Chieti. Le due big del campionato di Eccellenza andavano a caccia della prima vittoria, sia per rilanciarsi in classifica, sia per spegnere i primi accenni di malumori delle tifoserie. Missione compiuta per i giallorossi di Piccioni, che hanno il loro bel da fare per avere la meglio di un'alba adriatica pericolosa che conferma l'ottimo stato di forma. Il Real Giulianova ringrazia l'Eurogol dell'esordiente Vitelli che toglie le castagne dal fuoco ai suoi. Risultato di misura anche per i teatini di mister Aielli, che ottengono il massimo risultato con il minimo sforzo ai danni dell'Angolana. Nell'equilibrio regnante restano in tre in vetta alla classifica a quota 7 punti, tra queste la torrese, che guida il gruppetto delle Teramane. La vittoria in rimonta contro il San Salvo nel segno di Puglia, autore di una doppietta, permette alla squadra dei mister Narcisi di mantenere l'imbattibilità e proporsi come possibile outsider. I giallorossi sono in compagnia di Paterno, Corsaro a Cupello, e Acqua e Sapone, vittorioso 3-1 in rimonta con il River Chieti. Tonfo interno del Montorio, che cade sotto i colpi del Sambuceto, capace di chiudere la pratica nel primo tempo calando un micidiale tris. La squadra allenata da Tatomir si piazza immediatamente alle spalle del terzetto di testa, mentre per i gialloneri di Mister De Feudis è il secondo KO consecutivo, urge rimettersi in carreggiata. Terzo pareggio in altrettanti incontri per il Martinsicuro. Contro uno spoltore che non riesce ad ingranare, la squadra di Mister Di Fabio spreca una grande occasione sbagliando con Pietro Paolo un rigore contestato in pieno recupero. Mercoledì si torna subito in campo per il primo turno infrasettimanale, match d'alta classifica tra San Buceto e Torrese, mentre metterà in palio punti pesanti la gara di spoltore tra i padroni di casa dell'ex Donato Ronci e il Real Giulianova. Avversari complicati per Alba Adriatica, che ospita la sorprendente Acqua e Sapone, e Montorrio di Scena a Paterno, due tra le migliori squadre di questo avvio di campionato. Il Martinsicuro, invece, affronterà a Città Sant'Angelo l'Arenato Curi.